Dovrebbe, eccola, eccola, ciao! Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Come va? Bene, bene, bene. Non so lì in Abruzzo come il tempo qui sta alternando momenti di gelo a momenti di sole d'agosto quasi. Lo so, purtroppo, infatti si dice domani, tra domani, domani dovrebbe arrivare il buia, il freddo, però vedo il termometro 14 gradi, ma strano questa situazione. Infatti, stamattina mi sono Poi svegliata con la pioggia, c'era un freddo allucinante. Poi intorno alle 10:30 c'era un sole, faceva un caldo incredibile. Insomma, anche il tempo si è un po' scocciato, forse. va a fase alterne, siamo diventati, è il tempo inglese, cioè devi uscire per forza con l'ombrello, perché a un certo punto tipo... Esatto. Allora. Allora, io intanto ti ringrazio perché mi dai questa possibilità di fare questa diretta e di portare ancora la cultura dell'olio, perché secondo me la vedo come qualcosa di importante, che più si parla di olio, è maggiore la diffusione della cultura a macchia d'olio, io dico sempre, è una macchia d'olio. Diciamo che si parla sempre di vino. Io sono una sommelier di vino, no? Faccio parte dell'AS di Lecce. Però l'olio ancora, perché magari il vino si usa per berlo a tavola, è più conviviale, l'olio non viene visto come, come dire, come qualcosa che si può utilizzare sulle tavole, no? Perché è un condimento, non viene visto, cioè è un alimento, un condimento, è un po', insomma, il dibattito è ampio. Non viene apprezzato e non viene valorizzato nel modo giusto. Sì, Allora, io esatto. non mi dilungo più di tanto. Allora, io ho detto già, sei un'azienda pugliese, Esatto. ti vedo, sì. Presentati come persona e come azienda e dopo andiamo avanti, pian piano facendo conoscere la zona di produzione, il paese, perché è bello Come comunque conoscere anche la zona da dove l'olio proviene, perché così almeno uno quando compra l'olio compra tutto il sa pacchetto, che la zona, esattamente, l'azienda. io dico sempre, sai il territorio che acquista. Qualunque sia, se olio, vino, si acquista il territorio, si acquista. Io la penso in questo modo. Sì, Allora, è bello. brevemente, l'azienda, diciamo, il progetto dell'azienda c'era, diciamo, già da un bel po'. Io a 18 anni sono andata via, io vivo a Sava, un piccolo paesino della provincia di Taranto. Subito dopo il diploma me ne sono andata a studiare lingua a Milano. Poi ho fatto varie esperienze lavorative all'estero e non, mi sono arruolata nelle forze armate, tra l'altro una cosa diciamo imprevista, non era nei miei piani, però ho sempre avuto quel progetto di portare, io sono figlia di contadini, quindi sono cresciuta in campagna, tra gli ulivi, tra i vigneti, quindi c'era sempre questa voglia di ritornare e fare qualcosa di diverso, non la semplice coltivazione dell'albero. Ma fare qualcosa di diverso, appunto produrre olio, avviare una piccola azienda tutta mia, ovviamente con l'aiuto della mia famiglia. E così sono ritornata nel 2018, quindi adesso è il terzo anno che sono ritornata. Ne abbiamo parlato in famiglia, tra l'altro ho trovato un compagno che ha appoggiato la mia scelta e mi sta accompagnando, diciamo, in questo percorso di crescita. Diciamo che a piccoli passi, perché purtroppo non avendo, avendo solo diciamo, la materia prima, ma non avendo tutto il resto, quindi ho solo i terreni, non ho un'azienda fisica ancora purtroppo, ma ci sto lavorando per crearmela, diciamo è difficile, però ce la voglio mettere tutta. Intanto stiamo producendo olio, l'abbiamo già imbottigliato. In questi giorni stiamo facendo la nuova etichetta per il nuovo olio di quest'anno. Ce l'ho qui sempre accanto a me, te lo faccio vedere. Ecco qua. Tu hai avuto modo di assaggiare quello dell'anno scorso, ti ho inviato un piccolo campioncino. Quindi niente, cerchiamo di andare avanti in questo periodo un po' difficile per tutti. E niente, si sta diciamo, realizzando un piccolo sogno che avevo nel cassetto, perché tutto mi aspettavo, diciamo, di fare nella vita, ma non di vedere effettivamente realizzato quel sogno che avevo, ecco.
Ora ti faccio una domanda. Tu hai detto che sei andata a Milano, hai studiato lingue e ti sei arruolata, Sì. ma Sono stata tra hai l'altro a dovuto Pescara, sono stata a Pescara, lasciare. Ah, sei l'Abruzzo, perfetto, io quindi sì. dal Conosco Rostello benissimo Montepulciano. l'Abruzzo, sì, come no, come no. E poi che succede? Che ti hanno detto i tuoi quando hai detto che volevi tornare? Avanti la perché ho saltato questo passaggio. ci sono comunque ci sono diversi giovani che conosco, soprattutto molti anche pugliesi, che lasciano che so, un lavoro fisso per tornare alle radici e portare avanti Esatto. ciò che i genitori dicono: Io no, non lo portare avanti perché sono stati sfruttati. io diciamo in due parole ti dico che quando me ne sono voluta scappare da Sava, mi stava stretto, il mio paese mi stava proprio stretto, quindi me ne sono scappata. Non so cosa mi sia successo. In 10 anni di lontananza da casa, io non volevo più ritornare, avrei preferito andarmene all'estero piuttosto che ritornare a Sava, però in questi 10 anni forse ho apprezzato, si dice sempre così, no? Quando ti manca qualcosa riesci ad apprezzarla di più. E quindi ho iniziato ad apprezzare il lavoro dei miei genitori, perché comunque sia io sono cresciuta in una famiglia di contadini, quindi non che prima non lo apprezzassi, però ho iniziato ad apprezzarlo di più. Ho iniziato a sentire proprio il richiamo della mia terra. Sembra quasi ridicola una cosa del genere, però ho proprio sentito l'esigenza di ritornare. Quando l'ho comunicato ai miei, non l'hanno presa bene. Mia mamma, a dire la verità, mi appoggiava a metà. Mio papà era timoroso perché dice: porca miseria, no? Mi diceva: adesso sei riuscita ad avere una tua sistemazione. Non volevo che te ne andassi e hai fatto di tutto per andartene. Adesso non voglio che torni e vuoi ritornare. Quindi, diciamo, all'inizio la situazione non è stata semplice all'inizio. Poi però mi ha visto che ero proprio intestardita su questo mio progetto e quindi ha detto, boh, aiutiamola, magari arriverà da qualche parte, non lo so. E quindi, pian piano, è difficile, ripeto, è difficile. Sì. Però, insomma, ci sono tanti investimenti, insomma. Ci sono un bel po' di spese, la burocrazia, eccetera, 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 eccetera. Chi è del settore capirà, chi è del settore capirà. Io mi sto affacciando adesso per la prima volta, ho fatto tanti corsi, diciamo un po' il mio bagaglio culturale che mi ero fatta mia, diciamo, privatamente, però ho fatto anche altri corsi, mi sono aggiornata, mi sono formata, informata e quindi niente. Sto andando avanti. Quando hai visto, tu hai detto all'inizio che hai fatto anche il corso del sommelier del vino, Sì. quando vedevi questi corsi, hai vissuto questo corso che è di 3 livelli, Sì. e vedevi l'esaltazione dei vini che andavi a degustare, che avevi degustato degli ottimi vini durante il corso, pensavi, al mondo dell'olio che non c'è la stessa esaltazione? Cioè anche i prezzi, prezzi della bottiglia, ti dicono il prezzo della bottiglia, 20, 30, 50, 80 euro, costa. Non si facevano problemi la gente che degustava questo vino, questa Sì. preziosa bevanda, e dico, ed è preziosa se viene bevuta in modo giusto, se viene bevuta sbagliata è un veleno. E quindi pensavi, riflettevi sull'olio, visto che sei una produttrice, volevi e vuoi valorizzare il tuo olio, io lo chiamo lisi di lunga vita, però dicevi, caspita, non c'è questo entusiasmo, cosa pensavi in quel momento? Sì, diciamo che posso, cioè da consumatrice anche di vino, perché lo bevo, ovviamente diciamo che se devo fare un regalo, penso più a regalare una bottiglia di vino che una bottiglia di olio. Però bisogna, ecco, questo diciamo, magari devi farlo tu, devo farlo io, dobbiamo farlo noi produttori, devono farlo, diciamo, non so, gli organi competenti per informare, formare la gente, insomma, i consumatori. E effettivamente, io quest'anno ho regalato delle bottiglie di olio anziché bottiglie di vino. Ho regalato le mie bottiglie di olio e sinceramente ho visto che la gente era proprio contenta. Ora, lasciando perdere che era la mia bottiglia di olio, quindi magari la gente era anche di parte, però io credo che sia un regalo molto apprezzato.
Perché, porca miseria, magari no? Non educare la gente, oltre ad utilizzare ovviamente il vino a tavola, utilizzare un buon olio, come si accosta il vino al piatto, anche l'olio si accosta al piatto. Quindi, tra l'altro, io credo che quando si regala dell'olio, forse anche più viene visto come dire, un regalo ancora con più valore, perché l'olio ha valore, non che il vino non ce l'abbia, per carità, eh. Io valorizzo una cosa e l'altra perché noi produciamo sia vino che olio, però la mia azienda è improntata sull'olio. Quindi credo che dobbiamo in qualche modo, principalmente noi produttori, come ad esempio, io so, vabbè, sono del territorio del primitivo di Manduria. Il primitivo di Manduria, faccio piccola parentesi, prima era utilizzato come vino da taglio per i vini del nord, no? Ecco. Quando hanno iniziato a capire che il primitivo di Manduria, comunque sia, veniva apprezzato fuori, allora qui i contadini si sono messi insieme e hanno detto: ma porca miseria, perché svendiamo il nostro vino quando possiamo comunque sia imbottigliarlo, dargli il giusto valore? Ed ecco che, cioè, il primitivo adesso è diventato. Chi è che non lo conosce il primitivo? Lo conoscono tutti. Ecco. Io mi auguro che succeda la stessa cosa con l'olio, con tutti i tipi di olio, eh. Io non sto parlando dell'olio pugliese, con tutti i tipi di olio, cosa che ancora non c'è. Non c'è. Quello che mi piacerebbe di più, quel sogno che sarebbe bello, è quello non dell'olio della regione, ma l'olio della varietà. Allora, come il Primitivo Manduria, come il Montepulciano, come il Pecorino, Fare, diciamo, una come il denominazione. Zibibbo, Sì. proprio Cannonau, quello che sia, proprio la varietà, proprio conoscere la varietà dell'olio, da dove deriva. Ma con quale oliva è stata fatta? Perché Esatto. attualmente purtroppo c'è molta. Ci sono tantissime sofisticazioni, come nel mondo del vino, anche nel mondo dell'olio. Quello sì, quello sì. Io sono assaggiatrice di olio, iscritta all'albo della Regione Puglia, perché ho fatto anche quello per anche imparare a capire il mio stesso olio, non solo quello degli altri. E comunque sia, assaggiando l'olio, effettivamente c'è una cioè, riesci subito ad accorgertene se un olio è extravergine, è vergine, è lampante, se stiamo parlando di olio di oliva, se stiamo parlando di olio di oliva, del frutto. Sì, Ecco. è vero, è verissimo. Il problema è che cioè non c'è una. Allora, ci sono delle denominazioni, ma sono poche, a differenza del vino. Esatto, del Ma vino. è olio extravergine d'oliva, basta, non si conosce nient'altro. Spesso, se tu sei di restaurante, l'olio extravergine d'oliva, però non ti sanno dire se c'è differenza tra un fruttato, non fruttato, mediamente fruttato. Cioè, e quando glielo vai a spiegare, dice, ah, veramente, cioè, rimangono come. È Cioè, se vero. uno avessi detto, avessi scoperto l'acqua calda, non abbiamo scoperto l'acqua calda, perché già nell'antichità, gli antichi romani dividevano l'olio in cinque categorie, l'olio lampante per le lampade, veniva da tagliostrati, cioè, noi non abbiamo inventato proprio niente. È che ci siamo dimenticati delle tradizioni e che si fa fatica adesso a riportare, però si porterà. Io sono fiducioso, farà fatica. Può essere che manco lo ricorderò, non è che dici, però intanto si sta facendo qualcosa di importante, di Sì, bello. vedo che comunque sia qualcosa si sta muovendo. L'unica cosa che mi dispiace in questo momento è che la Puglia non sta attraversando un bel periodo, vista la situazione della xylella, purtroppo, per fortuna qui ancora, diciamo, non è visibile tantissimo. I miei alberi per il momento sono ancora salvi, speriamo a lungo. Stiamo cercando in tutti i modi di intervenire biologicamente con i trattamenti, perché sebbene la mia non sia un'azienda biologica, spero di farla quanto prima, però stiamo cercando di evitare l'uso di fitofarmaci, questo ormai da una decina d'anni a questa parte, quindi anziché i diserbanti si cerca di arare la terra, quindi movimentarla sempre con cimi naturali, disinfettanti naturali come rame, lo zinco, insomma, O anche niente. antagonisti naturali, mettere antagonisti naturali o vegetazione che favorisce l'habitat naturale di antagonisti riguardante la mosca o quello che sia.
Sì, Ma esatto. parlaci della tua azienda, di quanto è grande, delle varietà che coltivi. Allora, l'azienda è Sarebbe bene. costituita, sì, l'azienda è praticamente, diciamo che non avendo un luogo fisico, quindi non abbiamo proprio un punto di vendita, come dire, è dislocata nelle varie campagne a Sava, quindi stiamo parlando di appezzamenti di terra che si trovano diciamo, nei luoghi vicini al mio paese, in Agro di Manduria, in Agro di Vizzano, che sono tutti provincia di Taranto. Sono 13 ettari totali, sono tutti coltivati ad ulivo. Le varietà che principalmente, diciamo, abbiamo sono Leccino, Cellino del Salento o di Nardò, come diciamo, si conosce, e Ogliarola. Queste sono, diciamo, le tre cultivar che abbiamo. Sono delle cultivar comunque sia che, viste le condizioni climatiche, insomma, ci danno una buona resa. Anche per quanto riguarda, diciamo, il periodo di maturazione, siamo intorno alla fine di novembre, massimo inizi di scusami, fine di ottobre, massimo inizi di novembre. Quest'anno abbiamo anticipato un po', però diciamo che il nostro olio, io forse già te l'avevo già detto, lo chiamo un huile de femme, un olio delle donne, perché è molto delicato, non è il tipico olio che magari possiamo assaggiare dalle parti di Bari, come, che diciamo viene prodotto dalla coratina. È un olio molto Le varietà delicato. comunque sono le varietà porta Esatto. per olio, anche se della donna, nel senso perché la Cellini Nardò, la Cellini Salento, c'ha quel sentore di frutti di bosco che comunque è gradevole sentire, perché Sì, molti pochi sanno che questa varietà ha questo sentore di frutti di bosco che è bello, è molto elegante, pure i boschi va a percepire, quindi è quest'anno femminile, io dico. abbiamo franto le olive, ben è stato munito l'olio, era qualcosa di eccezionale, c'era un odore allucinante. Noi purtroppo ci appoggiamo ad un frantoio, non avendo noi un frantoio, e quindi l'odore era qualcosa di inebriante proprio. Infatti ho detto quest'anno, porca miseria, è uscito un olio eccellente, era proprio buono. Poi ho un vizio che ho ereditato da mio papà. Praticamente, quando moliamo le olive, andiamo lì, ci portiamo il nostro pezzetto di pane appena esce. Vabbè, quella è la bellezza. Io pure a scuola compravo ogni giorno una fila di pane affettato e appena usciva subito, quello vuoi mettere l'emozione cari di gustare Appena l'olio appena esce. la prima bottiglia è la nostra, portiamo a casa fetta di pane, olio caldo, nel senso appena franto, perché ovviamente l'estrazione è a freddo, però cioè, senti proprio l'odore fresco, come dire, proprio appena prodotto, appena estratto. Sì, è bene, è bene. La raccolta come avviene la raccolta? Nel senso Allora, che la nei raccolta. 13 ettari c'hai oliveti separati in base alle varietà oppure No. sono insieme? No, sì, sono tutti insieme, cioè non abbiamo un unico appezzamento in cui troviamo solo Ogliarola, sono appezzamenti misti, quindi ci sono tutte e tre le varietà nello stesso appezzamento. La raccolta, diciamo che i primi anni l'abbiamo fatto con lo scuotitore ad ombrello, però sinceramente abbiamo visto che sulla corteccia degli alberi, e l'abbiamo notato soprattutto 2 anni fa, c'erano delle lesioni. Allora, onde evitare, diciamo, delle ripercussioni proprio sull'albero stesso, abbiamo deciso di effettuare la raccolta a mano. Infatti, quest'anno le abbiamo tutte scalate a mano, con le reti e niente, con gli Quindi, abbacchiatori. però anche gli abbiaccatori bisogna stare Sì, attenti dopo la assolutamente. raccolta, perché le microferite comunque comportano questa. Esatto. Sì. Diciamo, sono la causa poi della lebbra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare sempre molto attenti, questo senz'altro. Sì. Però sì, abbiamo deciso di farle a mano perché purtroppo non ci è piaciuto, diciamo, il metodo, diciamo, è più veloce, è più economico, tra virgolette, che Sì, ci è un attimo, ci costretto. vuole raccogliere una pianta con lo scuotitore. Però ho visto, io non so se qualcuno di voi nella zona utilizza, no? Io l'ho visto,
ho sentito parlarne bene, più che altro, degli scorritori a ramo, quelli piccolini, allungabili, tipo il Torre della Campagnola, oppure la Stille, che riende, grappa il ramo e va a vibrare, va a scendere. Quello non provoca leggermente danno, tanto quello va, il ramo, quello va in alcuni casi, sì, va pure portato. Dicono che vabbè, io non l'ho provato, però dicono che tre volte è meglio dell'abbacchiatore, sicuramente, perché va, diciamo, a toccare il singolo rametto, lo va a scuotere e quindi c'è una cascola delle olive. Però sì, io personalmente ancora non ne ho visti in giro, almeno nel mio paese, durante il periodo di raccolta. Però sì, ci sono questi abbacchiatori che adesso, diciamo, c'è tanta gente che per fortuna fa, diciamo, l'olio dalle olive ancora sull'albero e non da terra, perché c'è gente che purtroppo, ahimè, produce olio dalle olive raccolte. Mettono la rete a terra, aspettano che cade. C'è anche da dire la difficoltà di alcune piante di raccogliere, perché sono talmente alte che non ce la fai a raccogliere. Cioè, quando sono 5, 6, 7 metri, perché sono pure piante grandi, si fa difficoltà. Probabilmente ti accolgono prima quelle sotto e dopo il restante, quelle che cadono, se le raccolgono successivamente. Un olio qualitativamente basso. Assolutamente, anche noi, però l'olio che viene imbottigliato viene assolutamente raccolto a mano, assolutamente, nel modo più assoluto. Non tocca terra perché l'oliva è un frutto. È come se noi mangiassimo delle mele cadute a terra da settimane, marce, con i vermi, e mangiassimo quel frutto. Ecco, è la stessa identica cosa. Insomma, bisogna anche, no, educare in questo senso. Sia il produttore, sia l'acquirente, sia il consumatore. Il consumatore, io sono favorevolissima a creare un consumatore consapevole di ciò che acquista, perché io sono la prima che cerco sempre di informarmi, non so, vabbè, l'olio lo produco io, il vino lo produco io, però tutto il resto che vado ad acquistare, cerco sempre di informarmi. Ecco. Sì. Prima di tutto, anche per la mia salute, perché alla fine io mi tutelo, no? Cerco sempre di scegliere prodotti biologici. Io ho una mia amica che produce ortaggi biologici, quindi preferisco spendere un euro in più, però comunque sia, so che ciò che vado a mangiare è genuino. È sano, anche perché se non ci vogliamo bene, se noi non vogliamo bene al nostro corpo, non è che gli altri possono voler bene al corpo dell'altro. Quindi Esattamente, spiegaci un po', io ti volevo chiedere, quel esattamente. logo della bottiglia che hai utilizzato nell'etichetta, che cosa sta a indicare, come è nato? Allora, il logo è nato Faccela vedere, falla principalmente. rivedere, falla Quindi, rivedere. ecco qui. Adesso ho il computer davanti acceso. Sì, Ecco qui. non c'è nessuno. Sì. Ecco, senza riflesso. È un contadino che regge un'oliva in mano. Il contadino mi fa tanto. Con il cappello di paglia. Esatto, è molto un'idea romantica, no? Del contadino, il vero contadino, perché, ripeto, io sono sempre figlia di contadini, quindi è quella la mia origine. E poi, perché veramente io mi sto prendendo cura degli alberi di famiglia, quindi l'ho voluto trasmettere con il logo, ecco, cioè io sto cercando in tutti i modi di prendermi cura di questi alberi che purtroppo qui sto cercando di salvare il salvabile, ecco, mettiamola così, mettiamola così. Purtroppo la situazione qui è veramente tragica, se si va dalle parti di Lecce c'è veramente, io non riesco a capire, non riesco neanche a immaginare come facciano quei contadini, quella gente che comunque sia vive di quello. È come se io un domani dovessi avere sulla mia azienda ciò che loro hanno avuto fino ad adesso, quindi non riesco neanche ad immaginare il dolore. Io veramente quando passo per quelle vie lì e vedo quegli alberi proprio secchi, è come se avessero buttato fuoco sugli alberi, cioè sono ormai degli scheletri, sono secchi, brutti. Sì, mi sento proprio male, ho proprio un malessere, e non sono i miei alberi, ripeto. Io non ragiono in modo egoistico, No, no, no.
la mia azienda, la porto avanti, però, come dire, non vado avanti screditando gli altri. Anzi, più si fa rete, secondo me, e più si può andare avanti insieme. Sì, ma quello io dico Pensiero. sempre, la consociazione, l'unione è Purtroppo importantissima. non si riesce a fare rete perché ovviamente ognuno vuol portare avanti il suo ideale e poi ovviamente non possiamo. Ma non puoi andare da sola a combattere, tra virgolette, la buona parte, nel senso che bisogna per forza essere insieme, più persone, più aziende, unificarsi, consociarsi, anche perché unite, un conto è da solo, un conto di acquisto, siamo 10 aziende che comprano tutto Lo so. insieme, cioè, utilizziamo un solo trattore per tutti quanti, anche perché, mo, parliamoci seriamente, non è che il trattore lo utilizzo tutti i giorni. Cioè, il trattore No. utilizzo per un determinato periodo là, quindi se siamo 10 aziende, ci uniamo, io dico 10, ma io spero 100, 1000, 2000, io spero, ci uniamo con questo, dopo dice oggi serve a me il trattore, poi se vediamo che non serve più il trattore, uno ricompra, ma sempre nell'insieme, però quello dove si deve puntare, invece di spendere i soldi sul trattore, bisogna spendere i soldi sulla cultura, portare cultura, far conoscere l'olio e Esatto. allora pian piano si vede che... Purtroppo con questa situazione del Covid non si può neanche organizzare nulla, però io subito da quando sono tornata ho cercato di partecipare a corsi di formazione e ho cercato anche di organizzare io qualcosa, magari incontri con i piccoli produttori come me, con ragazzi, perché comunque sì, alla fine. Parliamoci chiaro, la gente che è rimasta è gente che ha una certa età. I giovani che si stanno affacciando a questo mondo o sono figli di contadini, quindi magari hanno già un proprio bagaglio culturale, oppure è gente che si sta affacciando per la prima volta a questa realtà e quindi ha bisogno di supporto a livello teorico e a livello pratico. Quindi niente, adesso purtroppo è tutto un po' sospeso, in bilico, non si può fare nulla. Speriamo si risolva presto questa situazione in modo tale da continuare, diciamo, con le che si stavano organizzando. Il bello che hai detto prima, che non tutti purtroppo fanno, è questo, è che tu comunque ti sei messo in gioco, nel senso che oltre che ricominciare a lasciare tutto per portare avanti qualcosa di bello, ma nello stesso tempo hai voluto approfondire il discorso della qualità dell'olio, anche partecipando a corsi di assaggiatore dell'olio, tutto quello che Sì, stai raccontando. assolutamente. Perché però il problema, molte volte il produttore di olio pensa che il suo olio è migliore degli altri, quindi neanche Non lo è. è Questa così. è una grande pecca, è una grande pecca, perché Non non fa crescere. è così. Esatto. Io il primo anno, quindi sono tornata qui nel 2018, marzo 2018, quindi il primo anno era la campagna olearia 2018-2019. Avevamo comprato il silo, l'avevamo portato in frantoio, avevamo fatto la raccolta con lo scuotitore, era tutto pronto, avevo le bottiglie, etichetta, tutto quanto. Purtroppo l'olio non è uscito un olio di qualità, io non me la sentivo di imbottigliare. Ho detto perché mettere in bottiglia un olio? Io so che non è un olio di qualità e non voglio dare un olio non di qualità al consumatore. Cioè, non voglio prendere in giro il mio consumatore finale. Tutti mi hanno detto, stupida, perché tu non sai in giro che oli ci sono, ma se dobbiamo ragionare tutti in questo modo, non si va avanti. Allora ho deciso di non imbottigliare, ho detto, gli errori che ho fatto quest'anno cercherò di non farli l'anno prossimo e cercheremo di fare un olio di qualità. L'anno scorso, la campagna olearia 2019-2020 è andata, diciamo, discretamente, quest'anno è andata molto meglio. Si cerca ogni anno sempre di migliorarsi. E Diciamo che non è quindi. facile la scelta che fai perché devi aspettare un anno, devi aspettare. Lo so. Io non ho questa presunzione di dire il mio olio è migliore del tuo, assolutissimamente, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. Quando l'olio non è di qualità, neanche lo imbottiglio. Neanche lo imbottiglio. Ma io Infatti. vedo che quando lo dico, io quando mi arrivano gli oli e tutto quanto, cerco pure di contattare le aziende che me l'hanno dicendo, valutando, parlando, ma in modo molto tranquillo. Tu, quando
alcuni veramente apprezzano se c'è qualche consiglio, ma Significa. per migliorarsi, perché giustamente io non sono un padre, non so niente, cioè, sto Sì, cercando di migliorarmi e di far migliorare. A me non mi cambia niente che tu migliori oppure no, nel senso, io non ci guadagno. Io ti do un consiglio perché so la passione. Tanto fare un olio buono o fare un olio scadente, la stessa spesa, solo che con l'olio scadente ci rimetti, con l'olio buono hai la possibilità di vincere premi e di alzare il prezzo. Quella è la differenza. Esatto. Io sinceramente la presunzione, ripeto, di dire il mio olio è migliore del tuo, non ce l'ho. Sto cercando sempre di migliorare ogni anno e spero di, ovviamente non stiamo parlando dell'arancoratina, l'arancoratina è super fruttata, quindi non farò mai un fruttato No. eccellente. Fruttato leggero, sarà un fruttato, un olio per l'insalata, sarà un olio per un pesce alla griglia, sarà un Pesce. olio, ecco, per delle carni bianche sarà un olio delicato, per i palati diciamo un po' più fini. Anch'io, a me piacciono tantissimo gli oli fruttati. Io quando ero, sono stata anche a Roma per motivi di lavoro 2 anni e lì ho consumato tantissimo olio canino, me lo andavo proprio a comprare perché mi piaceva tantissimo. E quindi Vabbè. sì, infatti stavo Io mi leggendo la. terrei un OCM per l'olio come per il vino. Questo sicuramente è quello che sta dicendo il tuo ospite. Grazie. Sì, beh, Grazie. credo io il mio pensiero credo sia quello di tanti, perché mi piace condividere tanto con i produttori, ripeto, non La cosa sono. che mi viene in mente. Una cosa che mi viene in mente adesso, visto che mo abbiamo parlato che tu c'hai l'Oliarola, il Leccino e la Cellina di Nardò del Salento, non c'hai la coratina, giustamente la coratina è No. dell'olio qualitativamente superbo, nel senso per le caratteristiche, per i polifenoli, per gli antioci, cioè proprio è un olio eccesso, nel senso per le sue caratteristiche. Assolutamente sì, sono Ma no, d'accordo. ma il problema è che solo forse il 3 o il 5% che degustano gli oli o che mangiano l'olio lo apprezzo. Il restante purtroppo è troppo forte, quindi apprezza più il leccino. La cosa che Esatto. bisognerebbe fare, secondo me, poi nel limite del possibile, è nelle etichette, perché molte volte nelle etichette non sappiamo che varietà c'è. Quindi uno se già ci mette la varietà, mo non mi dico se la nuova etichetta ci metterà la varietà o quello che sia. La varietà è anche dare un indice di fruttato, la varietà, questo qua, il leccino ha questa è Particolarità, questa ovviamente, qua diciamo. Sì, ok, eh sì, d'accordo. è una guida per la persona che va a comprare l'olio, così pian piano, come posso dire, Primitivo Andura, come posso dire, lo Zibibo, come il Canonao, come l'Aglianico, oltre il Bianco. Si cominciano a differenziare l'olio in base alle varietà e quindi a già andare, tra virgolette, con la mente tranquilla, che quello è il leccino, quindi so che c'ha queste caratteristiche, anzi c'è qualcosa in più, significa che ha lavorato ancora meglio, ma non mi aspetto un olio fruttato, mi aspetto un olio tendenzialmente Esatto. delicato fruttato, un medio, Sì, cioè perché a volte magari uno giustamente se non è un consumatore consapevole, quindi non conoscendo neanche le varietà, le caratteristiche organolettiche, giustamente magari io preferisco un olio leggero, fruttato leggero, vado ad acquistare un olio che è fruttato, un fruttato meglio. Per esempio, mo leggo qua il moraiolo è un'ottima varietà per fare degli ottimi oli, ma non è cioè, hanno due scale diverse. Il moraiolo è tendenzialmente medio intenso fruttato, il leccino è delicato medio fruttato. Quindi c'è una scala da il leccino da 1 a 3, e il moraiolo da 3 a 6 può stare tranquillamente, anche 7, se fatti bene, può stare pure a 7 a livello olfattivo, gustativo, tra amaro e piccante. Quindi, ecco. Sono due varietà diverse, ma Esatto, sono due belle varietà. che comunque sia versano nell'olio, appunto, diciamo, sì, nell'olio delle caratteristiche diverse. Non si può pretendere dalle mie varietà un fruttato intenso, perché non lo avrà, cioè, le mie varietà non daranno mai un fruttato intenso, daranno un fruttato leggero,
c'è chi apprezza il fruttato leggero. Io apprezzo tutti i fruttati, ripeto, a me piacciono tutti. Quando ero a Roma ho consumato tantissimo olio proveniente dalla cultivar di Canino. Quando ero a Pescara, vabbè, mi consumavo il mio olio, quindi perché ancora non ero, diciamo, vicina al mondo dell'olio come lo sono adesso. E niente, quindi sì, Anche comunque perché devi mo, sapere. parliamoci seriamente, anche perché si fa difficoltà a trovare nella GDO oli di ottima qualità. Quindi diciamo, cioè, Esatto, io faccio infatti, difficoltà, come cioè, adesso. mo attualmente qualcosina si sta muovendo, ma ancora molto a rilento. O Guardo vai nei su. negozi specializzati. Solaia agricola ha detto ci vorrebbe quello che c'è per il vino, ci vorrebbe un OCM per l'olio e sono d'accordo perché ovviamente ogni produttore di olio fa l'olio a modo suo, quindi bisognerebbe avere un disciplinare come ci sono i disciplinari per il vino, bisognerebbe secondo me anche avere un disciplinare per l'olio, indipendentemente magari poi dalle denominazioni, come c'è in Puglia ad esempio la denominazione delle Terre d'Otranto. Però effettivamente dovrebbe esserci un disciplinare, ecco, sono d'accordo da questo punto di vista, sono molto d'accordo, ecco. L'unica guida che c'è nell'olio extravergine oliva non è un disciplinare, dice dei parametri per essere considerato olio extravergine oliva, analisi sensoriale zero difetti e analisi chimiche determinati parametri. Però non c'è un disciplinare, ci sono dei consigli. Dicono dei consigli, dice raccolta entro 24 ore dalla raccolta devi portarla a ammonire, se la porti entro le 12 ore ancora meglio, ma se la porti entro le 6 ore è eccellente. Lavoro Esatto. eccellente, l'oliva deve essere sana, non deve essere rovinata, se è rovinata ancora di più devi portarla subito a ammonire, non devi aspettare che sta nelle cassette che cascano tutti i vermi, tra virgolette, perché nei bins dopo sotto si fa un letto di verme. Poi la lavorazione è importante, quindi chi gestisce il frantoio, sono delle linee guide, non sono a livello legislativo, non c'è, però questa è la situazione dove ci troviamo, perché molte volte nell'olio sono molti privati che fanno olio e non sono iscritti per l'imbottigliamento, quindi l'olio privato, all'amico, alle cose, metto l'olio. Sì, io parlo ad esempio del mio paese, no? Prima che iniziassi ad avviare l'azienda e tutto quanto, anche noi, cioè l'olio l'abbiamo sempre prodotto per uso familiare, magari lo regalavamo in famiglia, quindi lo distribuivamo sempre all'interno della famiglia. Qui ovviamente, quando ho iniziato, diciamo, ad avere quest'idea dell'olio in bottiglia, mi sono state fatte delle critiche, mi è stato detto: ma chi te lo fa fare? Qui tutti producono olio, tutti ce l'hanno. Dove lo vendi qua? Dove lo vendi? Non ti metto che un bel po', diciamo, più della metà dell'olio che produciamo va a finire fuori Puglia, va a Fuori Puglia, finire. anche fuori Italia. Allora, mo ti Sì. dico una cosa, ti faccio un invito, anzi, ti faccio perché si è collegato qua un caro amico che è un altro che porta la cultura dell'olio, che è del Cilento, poi tra l'altro, quindi credo che sia abbastanza vicino. Francesco, il sommelier dell'olio, lui pure fa dirette, fa delle pillole di saggezza e tutto quanto. E dove vi potreste incontrare, portare, diffondere cultura dell'olio? Io se riesco ben volentieri vengo, anche perché mia moglie è di Foggia, quindi non Ah, è. ecco. Sì, Scusami mi un piace. attimo perché mi sono proprio completamente oscurata. Qui Mi si è sta. Un oscurato. attimo soltanto accendo la luce, Vai scusate. tranquillo. Grande Francesco, il sommelier dell'olio. Hai una diretta in corso, Francesco? A breve, scrivilo. Ecco Così qua. facciamo. Ecco. Ecco qua, ecco, va bene, allora va meglio. Solai Agrigo, tu hai fatto la diretta con Francesco, mi sembra, Solai Agrigo. Se non ricordo male, era l'azienda toscana. Se mi sbaglio, correggermi, non ho nessun problema a essere corretto qui nel gioco. Quindi dicevo questo, la questione è di portare. Quando hai fatto un esempio, tu hai fatto degustare la cellina di Nardò. Hai Sì, fatto sì. degustare.
cosa hanno detto di questa cineria? Cioè, quando hanno degustato e fatto vedere questa bellezza di olio, cosa ti hanno detto? I miei consumatori, intendi, quando ho portato, quando... Sì, Gli hai beh, detto la allora... cineria, gli hai fatto vedere se le fa, cosa dicevano? Sì, mi è stato detto, non è il tipico olio pugliese, perché ovviamente si aspettavano di assaggiare un olio molto fruttato, come quello lì della Coratina, perché è come dire un po' la Puglia, no? Ora parlo di pochi comuni, Puglia, Gallipoli, dal punto di vista del divertimento, olio, la Coratina, il vino primitivo di Manduria. Non è così, perché ci sono tante sfumature della Puglia. E quindi mi hanno detto... È un olio molto delicato, molto diverso dalla Coratina e viene apprezzato, magari io ho dato dei suggerimenti, non sono sommelier dell'olio, magari prenderò anche quella qualifica, non lo so, per adesso mi Vabbè, faccio comunque già portare. essendo assaggiatore di olio hai degustato lì gli oli, quindi è già un passo avanti. Assolutamente. Quindi niente, stanno iniziando ad apprezzare anche altre varietà di olio, perché purtroppo diciamo che la maggior parte delle aziende produttrici pugliesi di olio sono concentrate nelle parti di Bari, quindi Corato, Bari, siamo lì. Qui nel Salento ci sono, però non sono così forti come sono nel Barese, forse se, ripetiamo sempre per una questione proprio forse della cultivar, forse per quello, non lo so. Del territorio, del microclima, del terreno, di come è strutturato il terreno, perché questo è fondamentale, quello, il Esattamente. microclima, la struttura del terreno, la zona, l'altezza, l'altitudine, cioè le varietà cambiano completamente, perché un Gonda è averlo, che ne so, a San Michele Arcangelo lì sopra, e un Gonda averlo, cioè sono completamente diverse Esatto, le perché zone. proprio la conformazione del terreno proprio è completamente diversa, è completamente diversa. Qui ci sono terre rosse, proprio come per il vino, Rosse, lo è anche rosse. l'olio, sono terreni proprio rossi, sono terreni calcarei, a volte ci sono, io ho alcuni uliveti che sono proprio in terreni proprio con tantissime pietre, quindi l'olio... È un olio un po' particolare, un olio un po' particolare, perché alla fine l'olio va a prendere quelle caratteristiche che dove cresce la pianta, ovviamente, si avrà un olio piuttosto che un altro. Ma dice Quindi si Marco parla di... è del Salento. Tra l'altro, Piacere. ieri ho fatto interviste del responsabile luce e gas aziendale per l'azienda di energia elettrica e di gas, che ci ha dato veramente dei consigli preziosi. Per chi non l'ha visto, lo può andare a rivedere la Paolo, diretta. scusami se mi permetto, Ma sono no, tua bisogna salutare. cara amica di Milano, una carissima amica di Milano. Se voglio intervenire con le scritte tranquillamente, noi siamo ben felici perché è una diretta, però è un dialogo che si sta facendo, aperto anche a Assolutamente, chi ci ascolta. amicizia, è bello condividere comunque sia. A me piace condividere il mio sapere con quello degli altri, quindi... Bisogna sempre migliorarsi e fare tesoro magari dei consigli degli altri, delle critiche sia positive che negative. Io sono aperta a tutto, non ci rimango male se qualcuno mi dice il tuo olio non mi piace, anzi, voglio capire perché e quindi ne faccio tesoro. Sì, è vero, molte volte non mi piace, ma non sanno il motivo perché non piace, perché non manca proprio la concezione di un olio buono. Molte volte mi è capitato di farti gustare oli fruttati, amari, piccanti. No, non mi piace, no, questo non mi piace l'olio. Allora dimmi perché non ti piace? No, ma a me l'olio non deve sapere di niente. Allora, beviti l'acqua, tra virgolette, nel senso, l'olio è un sacco di frutta alla fine, se... Esatto. Vabbè, no, faccio ridere questa cosa, ti interrompo un attimo. Qui siamo abituati, cioè diciamo la gente anziana del posto, come forse lo ero anche un po' io prima di essere consapevole, no? Dell'olio extravergine d'oliva. Siamo abituati ad un olio dolce. Non dimenticherò mai il mio carissimo professore del corso, con cui ho un bellissimo rapporto, mi disse durante una lezione, mi disse, guardate che c'è la mosca dell'olivo che ci mette lo zuccherino nell'oliva.
Ecco perché l'olio è dolce. Cioè, la mosca ci fa mettere lo zucchero. Quindi questa cosa, ogni volta che vado ad assaggiare un olio che è dolcissimo, dico, porca miseria, questa chissà quante beccate di mosca le avrò avuto. E qui la gente è abituata, ad esempio, ad avere, diciamo, a produrre, cioè, non a produrre, a gustare un olio dolce. Infatti, sì, un olio dolce. Quando ho fatto assaggiare, io parlo ad esempio della mia nonna, no? Una cosa molto carina. Gli ho fatto assaggiare l'olio appena franto, appena molito. Mi ha detto, mamma mia, com'è amaro, come si sente proprio l'erba in bocca. Ho detto, nonna, è una cosa positiva. No, 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 a me piace l'olio dolce. Cioè, per farti capire, no? Perché giustamente, vabbè, hanno un po' la loro età, però non sono consapevoli, non sono, perché non c'è stata mai quella cultura dell'olio, ed è un peccato. Hanno loro quel palato, hanno quel esatto, palato. Sono stati abituati a dei gusti che non sono i nostri adesso, per fortuna, io dico, per fortuna, per fortuna. Sì, sì. Ma c'è da dire che quando scopri la verità sull'olio, pensi indietro e dici, oh cavolo, quando olio lampante mi sono mangiato e non lo sapevo. Perché l'ho mangiato anch'io, l'ho mangiato, assolutamente. L'ho mangiato io pure. Io quando ho iniziato... Inutile dire, no, io conosco tantissima gente, no, assolutamente, io sono extravergine d'oliva, io produco... Allora, innanzitutto... Non si può, quando arriva la campagna olearia, nessuno sa quello che poi andrà a succedere, perché tu puoi avere in campo tutte le accortezze del mondo, ma se c'è qualcosa che va storto, l'olio non esce buono. Quindi inutile dire, io quest'anno ho prodotto un olio, se la campagna olearia è andata malissimo a tutti, quindi a meno che non c'hai, non so, una botte, sei in una botte di ferro, o non lo la so. La campana di vetro, esatto, quindi... No, veramente. Il mondo dell'olio è un mondo difficile come qualsiasi prodotto agricolo, perché veramente noi stiamo alla sorte della natura, delle intemperie, dell'oceano, c'è tante situazioni. La terra, delle volte, sono gli animali che vanno a rovinare le raccolte, cioè sono tante problematiche da affrontare. Ogni anno bisogna sempre pregare il buon cielo che vada bene. Sì. Non ci si rende conto le difficoltà che un produttore incontra durante i 360 giorni l'anno. Io dico 360 perché 5 giorni sta raccogliendo, e ci sta. Quindi sono tante le problematiche. Il problema è che chi compra l'olio non sa delle volte che cosa sta comprando e quale difficoltà ha. Perché è facile e lo trovi sempre allo scaffale della GDO oppure così, lo trovi sempre. Sono pochi quei produttori che ti dicono: guarda, l'olio mi è terminato, non te lo posso inviare che già mi è terminato. E mi fa molto piacere perché sono veri, sono schietti. È come quando uno va a mangiare un ristorante, mettiamo il ristorante di pesce, il pesce non c'è oggi, il pesce fresco c'era, insomma, esatto, una triglia e una cosa. Questo c'è, se ti va bene, poi esatto, se no io non. Se no ti faccio uno spaghetto aglio, olio e peperoncino, molto semplice cosa. E la verità è questa, e quindi la questione che si trova sempre l'olio, e molti non capiscono che l'olio è un prodotto che può subire delle gravi perdite, perché l'Italia negli ultimi 5 anni la produzione è scesa di 200.000 ettolitri a livello nazionale. Conoscenza della perdita effettiva, come magari me lo stai dicendo adesso tu, però effettivamente credo sia anche stata l'influenza della xylella. Sì. grazie mille, magari non lo so, io avrei anche il piacere di conoscere questa. C'è la diretta da il sommelier dell'olio, da Francesco. C'è la diretta con questa azienda, sono due ragazzi toscani che si è bella diretta. Mi piacerebbe tantissimo conoscere altri produttori, non solo pugliesi, ma anche fuori regione. Mi piacerebbe proprio tanto, magari confrontarsi, parlare, fare una chiacchiera. Mi piacerebbe tanto, ecco, quindi sono disponibile, il lavoro permettendo, perché sono un po' impegnato ultimamente, anche per altri motivi personali. Va Quindi. bene, ma non c'è problema, speriamo d'estate che ci possiamo riprendere, fare
Assolutamente. Fare dei eventi è importante, ci piacerebbe fare. Comunque, vediamo quello che succede. Intanto andiamo avanti così, ci si riconosce Sì, da questo. assolutamente. Ciao Veronica, Ma... ogni tanto saluto qualcuno. Ebbene, di dove è Veronica? Sempre di Milano, ho tantissimi Hai amici. detto Veronica Allora. è la mia amica del cuore perché abbiamo condiviso 3 anni all'università insieme, abbiamo lavorato anche all'estero, quindi sono molto affezionata. Allora facciamo una domanda a lei. Hai degustato l'olio suo? Te l'ha spedito la tua migliore amica del cuore l'olio? Quello di quest'anno no, lo farò subito, No, lo vabbè, farò. quella è la sua smalta. Appena si ha la nuova etichetta, sì, assolutamente, assolutamente. Le persone che vengono da te, che Sì. hai conosciuto e che ti vengono a conoscere, perché sei nato da 3 anni più o meno, Sì, più o meno sì. quindi sei un'azienda giovane, ma anche tu sei giovane, quindi alla fine va bene, fai una crescita insieme. Che cosa ti dicono della tua capacità, della tua passione che ci metti a fargli conoscere l'olio, a farlo comprendere? Allora, diciamo che i miei coetanei a volte, no, magari c'è gente che io ho quasi 30 anni, ancora 29, non compiuti 30, sono interessati, no? Quindi mi fanno domande, ma come ti è venuta sta passione per l'olio? Come, cioè, così dal nulla, perché effettivamente io non ho mai espresso a nessuno il mio desiderio di aprire un'azienda agricola, mai. È sempre stato un desiderio che avevo insito dentro di me e non ne parlavo con nessuno. In questo caso Perché si dice un avevo... sogno nel cassetto, un sogno nel cuore. Esatto, sì, non ne parlavo con nessuno perché forse non che non ci credessi io stessa, però lo vedevo molto lontano, lo vedevo un progetto quasi irrealizzabile. Poi alla fine, pian piano, forse ci sto riuscendo e quindi i miei coetanei. La gente è un po' più adulta, ma chi te l'ha fatto fare? Quindi diciamo che non ho critiche positive, se proprio proprio ne vogliamo parlare, perché se mi guardo intorno è più la gente che mi demoralizza che il resto, perché mi dicono: ma la situazione che c'è qua in Puglia, ma io fossi stata in te me ne sarei andata. Ma poi c'è gente invece, magari a volte anche gente del settore, che mi fa i complimenti. Continua per la tua strada, quindi diciamo che incontro di tutto, incontro e sono tutte critiche comunque sia costruttive, perché a volte sorrido, no? E dico: ma porca miseria, ci fossero più giovani come noi, no? Che magari prendono in mano il lavoro di famiglia e lo portano avanti, non solo magari un'azienda agricola, che sia qualsiasi altra attività. Sì. Adesso comunque sto notando che molti ragazzi, almeno parlo del mio paese, moltissimi ragazzi si sono vocati di nuovo all'agricoltura e spero che chi dall'alto diciamo, gestisce tutto l'aspetto burocratico possa aiutarci ad andare avanti, ecco, ad aiutare diciamo, le piccolissime realtà, perché alla fine siamo piccolissime realtà se ci mettiamo a Io fianco a qualsiasi altro. non so se lo conosci, a Foggia c'è un carissimo amico che veramente pure lui ha lasciato un lavoro lì all'aeroporto militare che stava lì a Foggia per darsi all'azienda agricola familiare quando i genitori non volevano. Giuseppe Savino, lo conosci di WhatsApp, Giuseppe Savino? No, no, però comunque Allora ok. ti consiglio di cercarlo, perché Giuseppe Savino veramente sta facendo tanto con associazioni di idee, tra aziende, cioè ha ricapovolto tutto ciò che riguarda il mondo agricolo. Lui fa, lavora, c'ha pochi ettari, ma li fa fruttificare nella bellezza. Per esempio, ha messo 50.000 tulipani nel terreno, Addirittura, addirittura. venita a prendere, cioè, quello mo che fiorisce sarà bellissimo, Certo. è da conoscere perché è un aiuto in più per i giovani che vogliono tornare alla propria passione, perché lui dice io non devo non mi va di lavorare costretto e quindi stare col muso lungo, io voglio Esatto. lavorare nella passione che ho, ed è stato duro perché come tu testimoni è duro tornare nel mondo familiare agricolo,
quando hanno avuto brutte esperienze i genitori, purtroppo, né brutte esperienze, sono stati sfruttati, quello che sia, e quindi sì. Tendono a scoraggiarti, però comunque vedendo la tua tenacia, vedendo la cosa, comunque adesso ti cominciano a valorizzare. Cioè, sì, ma infatti adesso non volevo fare alzare un polverone, però diciamo che nel percorso che sto facendo incontro queste tre tipologie, no? C'è i ragazzi che magari sono curiosi e sono meravigliati da questa scelta che ho fatto, la gente che mi spezza le gambe, come si suol dire, quindi non è d'accordo con la mia scelta, e gente invece che vede un futuro, magari mi aiuta anche a realizzarlo, perché ho tantissime persone che mi aiutano per, come dire, mi dicono: guarda, c'è questo corso, vai a farlo, guarda, io fossi in te fare così, provaci, guarda, quindi mi aiutano anche ad andare avanti, mi spronano, mi invogliano anche, sì. Sì. Mi sembra che a Lecce dovrebbe iniziare a marzo il corso sommelier dell'olio. Sì, credo sia organizzato tra l'altro anche dall'Associazione Italiana Sommelier, che è quella lì del vino praticamente, sono appoggiati no, a loro. No, è la FIS, no? La Fondazione Italiana Sommelier, che sarebbe il fondatore, comunque il fondatore è quello dell'AIS, solo che si è dissociato e ha aperto la FIS. Ricci, il presidente, che fa la Fondazione Italiana Sommelier, con il diploma di sommelier dell'olio rilasciato proprio, è un bellissimo corso, si degustano 6 oli a ogni lezione, è molto bello, molto formativo, da fare, sì, perché comunque si degustano gli oli a livello nazionale e internazionale, perché è bello pure conoscere gli oli spagnoli, greci. Esatto, gli oli spagnoli sono molto particolari, troppo. io parlo per un gusto mio personale, adesso fuori da ogni critica, forse non riesco ad apprezzarli, forse non sono pronta. No, allora sai che gli oli spagnoli che si trovano nel commercio a basso prezzo sono pietosi, cioè scusa, perché tanto... Però gli oli, quelli di qualità, seri, che comunque hanno un costo, lo se lo fanno pagare, mi sono arrivate le bottiglie, costo pure 30 euro, mezzo litro. E prendono molte medaglie d'oro, sono veramente, sono di una bellezza. Il mio gusto proprio, non parlo dell'azienda che produce, parlo proprio a livello di cultivar. Sì, molti sanno la manzana di mela, però la piquale è molto... Ha dei sentori, diciamo, che non sono tanto di mio gradimento, ecco, perché ho avuto modo di assaggiare, forse perché non ho assaggiato l'olio giusto, può darsi anche che sia quello. Però sono anche lì, fanno dei bellissimi oli, quello della Croazia da degustare, di Istria, la Bianchero, la Bellica, come in base alla zona di produzione. Sì. Veramente del Sudafrica. Allora, io non sapevo Amenduni, dovrei fare la diretta fra 2 settimane con Amenduni, con la ditta olearia, una delle più grandi a livello mondiale, non sarà più grande, sì. No, sarà bomba. La più grande azienda mondiale di olio, la seconda più grande azienda mondiale di olio, si trova non in Europa, ma bensì in Australia, 7.000 ettari. Mamma mia, tantissimi. Mettendo a fianco i 13 ettari, un granello di sabbia. Un granello di sabbia. Però quella è la varietà, c'è quella. Noi abbiamo un patrimonio importantissimo in Italia, come la Cilina Rolo, gli Arola, il Leccino, beh, Leccino nazionale, sono queste varietà alla fine. La Peranzana, la Coratina, la Nocellara, la Taggiasca, la Moraio, cioè abbiamo tantissime varietà che ci invidiano a livello mondiale, ma che noi il 60% di varietà a livello mondiale stanno in Italia. Quindi perciò è bello dare un nome, un cognome, io dico sempre un nome, un cognome e un indirizzo all'olio. Olio extravergine olive ottenuto da queste varietà, che sia monovarietà o che sia più varietà, l'importante è dirlo. Ascolterò il tuo consiglio, perché effettivamente adesso pensandoci non ci avevo mai pensato a questo, però effettivamente... No, cioè, olio extravergine oliva è anonimo,
è uno degli Stati Uniti, però è anonimo. Esatto, è giù. È come, e siamo sempre lì al discorso, è come il vino. Acquisti vino. Da dove non è lo stesso, come ti dico, il vino primitivo di Manduria è già una cosa, quindi io cerco quel tipo di giro. Io dico, ho gli extra del giro, varietà, monovarietà, esatto, leccino, o gli Arola, che so che comunque il leccino è delicato e quindi tendenzialmente mi può piacere, quindi vado a colpo sicuro. Io vado a comprare un olio extravergine lì, però dietro c'è la coratina, mettiamo la coratina, però a me l'olio fruttato così non mi piace, qualitativamente sarà eccesso, ma non mi piace, ti faccio una brutta nomina, no, quell'olio non è buono, senza sapere che invece quell'olio è eccellente, cioè, capito? Esatto, oppure sì, l'olio sì, è piatto, sì, l'olio è piatto. No? Sì, allora che costa mettere la varietà? Non costa, anzi, prende maggior valore. Esatto. Perché si comincia a educare anche in questa maniera le cliente, la persona finale, perché pure io un esempio, la DOP, le DOP nell'olio secondo me sono fatte in una maniera un po' sbagliata, non nel senso che la DOP racchiude 5, 6, 7 varietà, 8 varietà, l'80%, il 70%, 80% è composto dalle 2-3 varietà maggiormente presenti, dopodiché il restante varietà della zona, però non mi, cioè, non mi dice non mi dice che posso utilizzare un solo olio, una sola varietà. Invece la DOP dice DOP delle Barese monovarietale, quindi possiamo fare tante DOP. Allora sì, allora è bene. Allora secondo me si comincia a portare veramente cultura alle persone che cominciano a acquistare l'olio. E come è successo nel vino, si comincia a trovare, tu ci fai caso, una grande distribuzione, o anche questa meglio, hai visto, Pinot di Landuri, Montepulciano, Zibito, quello che si dice, cioè, e c'hai proprio la varietà, e quindi tu a te che sei, che ti piace, che so, il vino rosso, il Pinot di Landuri, oppure l'Aglianico, oppure un Trebbiano, se ti piace, dici io vado qua, compro questo perché mi piace, so che la varietà, so che tipo di vino è forte, è robusto. Esatto. Sì, sono d'accordo. E Bella. sarebbe anche bello, io non so dove, adesso mi viene in mente una cosa, non so dove abbia letto questa cosa qui, però c'erano dei ragazzi, se non vado errata, che avevano iniziato a fare dei cocktail con l'olio extravergine di oliva. Adesso non vorrei dire una baggianata, però avevo letto da qualche parte una roba del genere. Quindi utilizzare l'olio non solo come condimento, ma anche come base per dei cocktail. Quindi vabbè, a parte questo, aperto e chiuso parentesi, era solo una curiosità. Potrebbe funzionare, potrebbe, perché alla fine se pensi, se fai una cosa, allora, vuoi avere un'acqua con polifenoli e antiossidanti, con quelle che fa parte dell'olio, metti l'olio, metti l'acqua a mezzo e mezzo, la shakeri, quella si separa l'olio e l'acqua, però l'acqua si è presa tutte sostanze idrosolubili, che sono gli antiossidanti, vitamine, quello che sia, e te la vai a degustare, quindi c'è quella amara dell'olio, però è acqua, con le particelle che stanno. Esatto. Anche con l'alcol, per esempio, si lega, va a sciogliere le sostanze liposolubili, quindi va a degradare, quindi va ad estrarre alcune molecole che si possono trovare nell'olio. Cioè, è un'immaginazione che mi posso immaginare. Sì, infatti sì. Io credo che effettivamente si dovrebbe fare cultura, ecco, si dovrebbe fare cultura. Non, come c'è la cultura del vino, si deve fare cultura dell'olio, come c'è l'abbinamento vino, piatto cibo vino, ci deve essere l'abbinamento cibo olio, perché comunque sia alla fine l'olio viene usato in cucina. Quindi ogni piatto secondo me dovrebbe avere anche il suo olio, perché ogni Tre olio ha oli, delle tre oli, tre oli, tre oli. Non deve, cioè, inizi con tre oli e poi mamma, tre oli, delicato, mediamente fruttato e fruttato. Bottiglietta da 250 ml, perché sennò tendenzialmente si va a rovinare l'olio, si va ad ossidare, quindi si va a raggirire il grasso. Tre oli da 250 ml, non gli occupa spazio in cucina, però decidi l'olio giusto per il piatto giusto. Esatto. Quindi niente, io spero tanti altri produttori come me, magari piccoli, grandi, vabbè, i grandi ormai sono grandi, i piccoli
Spero che, insomma, riusciamo ad andare avanti e di portare avanti, di creare una cultura dell'olio e creare un consumatore consapevole, che è quello che mi preme di più. È quello che mi preme di più. Esatto. È quello che ci preme di più. Quello, delle volte ho detto i giovani, ma è capitato alcune volte che non era il giovane che voleva innovarsi, ma delle volte era l'anziano che diceva o ci Infatti. miglioriamo oppure chiudiamo, perché capisce, sta valida. A volte ragiona meglio l'anziano perché sa cosa Sì, può portare l'olio, invece che le giovani. infatti molti corsi, molti convegni che ho seguito, con grande stupore, cioè comunque sia l'età media era abbastanza alta, perché la gente è curiosa di sapere, no? E quindi magari, cioè, non si smette mai di imparare, quindi c'erano comunque sia delle persone avanti con l'età che dicevano, ma quindi io fino ad adesso che olio ho mangiato a casa mia? Magari no, noi stessi lo produciamo, però che olio era? E quindi, insomma, poi vabbè, c'è anche un incontro di generazioni, no? A confronto, è molto bello, è molto bello. È La, settore un'immagine, un'immagine che si può fare, l'immagine che si può fare è questa, è la gramolazione delle diverse mentalità che riescono a portare dei grandi risultati, come la gramola dell'oliva, l'oliva viene prima fanta con il frangitore o molita, e poi c'è la gramolazione che le particelle dell'olio le unisce, le rende tendenzialmente più grandi, e poi c'è la possibilità di fare un olio, cioè di separare l'olio dalla sansa con più facilità. E se non c'è questa unione, non c'è questa gramolatura, si fa molta difficoltà, non si estrae l'olio, non si estrae, non si migliora la qualità. Esatto. Va bene, io sono contentissima di aver fatto questa diretta con te. Ho visto che tanta gente ha partecipato anche con interesse, mi fa molto piacere. Sì. E niente, mi È bello, piacerebbe anzi. tanto. Non so se su Instagram non credo sia possibile, però perché non sono tanto pratica io dei social, sto iniziando ad imparare a pubblicare, a È fare importante anche dirette. quello. È importante anche quello, pubblicare su Instagram le storie. Nonostante la giovane età, io con i social in generale non ho un buon rapporto, mi creano un po' di disagio. E niente, magari mi piacerebbe tanto fare degli incontri, magari anche con te, insieme ad altri produttori, e fare proprio un No, dibattito. con Instagram è un problema. Instagram perché solo in due possiamo fare la diretta, non possiamo fare. Eventualmente si potrebbe fare una piattaforma, che ne so, su Zoom o su altre piattaforme, e fare un incontro formativo di più produttori che parlano e ci si sta. Sarebbe un'idea, potrebbe essere un'idea. Questa è un'altra idea che si potrebbe. Parti d'Italia e magari ci si discute sui problemi, sulle varietà, su qualsiasi cosa si tratti, insomma, di olio. È Sarebbe una una. buona idea. È una Sì. buona idea, la prendo in considerazione e la elaboro. Sì, come no, è un piacere. Io sono presente. Possibilmente il fine settimana, così magari per motivi di lavoro, perché io ovviamente questo cerco di farlo diventare il mio primo lavoro, cercherò di farlo diventare il mio primissimo lavoro, però ho anche un secondo lavoro, quindi per non farci mancare nulla, e quindi, insomma, va Va bene. bene. Io ti Allora. ringrazio di nuovo, ti ringrazio Grazie, e grazie a chi è rimasto in linea e vi ringraziamo. ringraziamo tutti. Un abbraccio e chi vuole la può rivedere la diretta su Instagram e anche sul canale YouTube Gennaro Di Paolo. Un Va abbraccio, bene, grazie di nuovo. grazie. Ciao, Ciao ciao. ciao, ciao.